Ieri abbiamo detto di questo amore di Dio che ardeva nel cuore di Padre Pio, un amore che lo ha portato a desiderare la morte pur di non peccare, perché Padre Pio tremava al solo pensiero di offendere Dio. Queste affermazioni ricorrono spesso nel suo epistolario e nelle sue lettere. E questa concezione lui la trasmetteva anche ai suoi penitenti. Ai suoi penitenti che molte volte, come facciamo un po' tutti, andiamo a essere superficiali nei confronti dell'amore di Dio. E Padre Pio usa espressioni forti. Ascoltiamo questo racconto che fa sempre Padre Alessandro da Riba Bottoni in Padre Pio racconta e dice. Un giorno si è avvicinato a Padre Pio un giovane, era stanco e deluso, ecco, della vita e del modo in cui lui viveva questa vita, e disse a Padre Pio: Padre, mi aiuti, ho bisogno della sua preghiera. Mi aiuti a peccare di meno. Beh, noi potremmo dire, insomma, gli ha fatto una buona richiesta. Ma sentite come Padre Pio gli rispose di scatto, quasi urlando: Giovanotto, non devi peccare più, hai capito? Il non peccare di meno non esiste, perché il peccato è la morte dell'anima. Il peccato è la morte dell'anima. Siamo sinceri, anche noi banalizziamo spesso oggi il peccato. È vero che la misericordia di Dio è infinita e che, come dice Papa Francesco, previene il mio pentimento. È vero che la misericordia di Dio è più grande del mio peccato, ma io non devo per questo banalizzare il mio peccato, anzi, l'amore e la misericordia di Dio mi deve fare aprire gli occhi sulla vera realtà del peccato. E se il peccato offende Dio, io devo, come Padre Pio, tremare. È come quando io so che qualcosa ferisce la persona che amo e che mi ama bene, che cosa faccio? Io cerco di non offendere quella persona. In un'altra circostanza, dopo che Padre Pio ascoltò le colpe confessate da un peccatore, gli disse: Hai sciolto un'inna a Satana, mentre Gesù, nel suo sviscerato amore, si è rotto il collo per te. Ecco che queste parole forti spesso scuotevano l'animo del peccatore, l'animo del penitente, e i penitenti se ne uscivano piangendo, rinati e purificati nel cuore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.